In questi casi ci si affida all'arte, a un artista, e mi sono affidato anch'io a un artista, a una persona peraltro speciale, perché oltre ad essere un grande artista è davvero una persona straordinaria. L'ho detto prima al TG2, Antonio Diodato ha vinto Sanremo e oggi è un mio amico e oggi è venuto qui in totale sicurezza da solo e gli ho detto: mi aiuti a trovare un modo per dire grazie a tutti quelli che si prendono cura di noi, e questa è stata la sua risposta. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, le ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. Io avrò cura di te, io sì. Che avrò cura di te. Antonio, torneremo presto a far rumore, ce lo siamo detti al telefono. Questo è il primo appuntamento. Il secondo, quando tutto sarà passato, in Piazza del Duomo, tutti a cantare Fai rumore.